Allora ne approfitto perché non faccio un video da un po' di tempo. Ne approfitto di questo pacchettino che è arrivato perché sennò poi non so quando farò un altro video e quando vi potrò parlare. Allora, ultimamente sono stata impegnata col lavoro, quindi non ho avuto tempo di fare video, però ho creato qualcosina. Magari dopo le vacanze farò giusto un video per farvi vedere cosa ho fatto in questi mesi. Niente, vi faccio vedere questo pacchettino che è arrivato dalle ragazze di Perline Fiume & Co, che praticamente è il gruppo su Facebook del negozio online Perline Fiume & Co, di Annalisa, dove ho partecipato a un giochino che ogni tanto, quasi sempre delle dirette, lei mette in palio, c'era da indovinare quante perline c'erano in un contenitore, tipo il contare i fagioli di una volta, di quelle trasmissioni della Carrà, diciamo. Allora, finalmente è arrivato, lei è stata gentilissima perché ci sono stati dei problemi, diciamo, di spedizioni così, alla fine me l'ha mandato col corriere perché le poste ciaone. Allora vi faccio vedere Co colori e formato di perline che non avevo, cioè c'era in palio questo kit, cioè non è che c'era da scegliere altre cose. Vabbè, poi vabbè, i giochini cambiano ogni volta, cioè magari una volta c'è uno schema piuttosto di indovinare, o magari il peso delle perline, tante cose. Allora, stavolta c'era da indovinare quante erano. E il kit che c'era dentro è questo, e sono tutte perline e colori che non ho. Mi è andata di culo, si può dire. Allora, vi faccio vedere i rivoli che sono favolosi. Poi trovate tutto questo materiale sul sito, e se volete iscrivervi alla pagina Facebook è Le ragazze di Perlino Fiume & Co. Adesso non rende la luce. Vedete? Sono bellissimi. Mi sa che con il mio cellulare qui. Belli, belli, belli. Questi qui, se non sbaglio, sono da 14. Poi questi due fiorellini da mettere in fondo alla creazione, gli orecchini che hanno l'asolina blu, poi faccio vedere direttamente i perni, questi non li avevo, che questi, praticamente tutto non avevo. Oh mamma, ho partito il gommino, con i loro gommini, questo qui. Poi, se sentite rumori perché ci sono la famiglia dei Peppini e l'aria condizionata accesa, perché qui fa un caldo bestiale. Poi ci sono queste qui, azzurro, bellissime. Questo qua, 5 grammi di che, kite. Meno male ha messo anche il nome, almeno non posso sbagliare. Poi ci sono queste, rainbow, che sono Puzzly, Jet Irish, qui. Poi le Ginkgo, questo colore qua, non ne ho tante, però non ho colore questo qui. Poi ci sono ancora queste che sono matte. Poi ci sono ancora del Ginkgo, questo blu, io ho quell'altro con i riflessi, Jet AB, non ricordo come si chiama però. Questo qui. Allora, poi. Scusate se traballate un attimino, però siete in una posizione un po' così. Queste qui, è super duo, matte. Purple.
Queste non so se le ho queste qui, no, penso di no perché a Master non avevo prese poche. Poi queste che non ho. Pastel. Queste che non ho proprio come tipologia di perline e adesso mi sfugge anche il nome. Non mi viene. Queste qua. Non mi viene il nome. C'è il codice se vi interessa. Queste qui che le avevo prese anch'io e le avevo usate perché sono bellissime. Ancora le ginko. Questo blu qui, devo fare un paio di orecchini, un abbinamento. Poi c'è questo qui che è un bronzo, no aspetta, ah è un gold, mette a fuoco, gold, bello, molto molto bello, particolare. Poi ci sono i bicono, che belli, 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 e queste qui, le gem duo. In più di questo regalo qui, che già per me è da tanto perché ho vinto tutta sta roba qui, mi ha mandato gentilissimo anche un altro pacchettino. Cioè, io non so come ringraziarla. Allora, vi faccio vedere il thank you. Il thank you, non riesco a aprirlo. Allora, no, guardate cosa c'è. Ma tutta roba che poi non avevo. Cioè, queste gocce qui lavorate così, in resina. In plastico e resina, però fa niente, sono belle. Perline da 4. Sempre in tonalità delle ginkgo, mi sembra. Sì. Un filino più chiaro, però siamo lì. Utilissime. Poi queste che io non ho né in forma né in colore. Doveva esserci il destro e il sinistro, giusto? Se non mi sbaglio. Da provare. Belle, belle. E questi qui, che sono castoni. Con l'asolina, se non mi sbaglio, erano appena arrivate. Forse c'è l'asolina attaccata. Mette a fuoco. È il colore di questo qui. E che non si vede il riflesso. Bello, bello, bello. Io ringrazio ancora. Mamma. Ringrazio ancora Annalisa. Saluto tutto il gruppo. E niente. Se riuscirò a caricare qualcosa prima, se no ci vediamo dopo le vacanze. Vi auguro buone vacanze. E con videocreazioni. E niente, volevo rispondere anche a chi mi ha chiesto della seconda parte del video. Delle bomboniere della sposa, quelle che avevo fatto qualche video fa, che praticamente la seconda parte poi non c'è stata perché chi doveva fare le foto al matrimonio di come venivano collocate le cose non è stato fatto, quindi non mi sono arrivate le foto. La sposa si è scusata, ma non mi ha fatto, non potevo fare la seconda parte. Per farvi vedere come erano state collocate il giorno del matrimonio. E le foto della sposa non le ho, non faccio il video sulla sposa per la privacy, perché mi sembra giusto. Se volete magari la ritrovate in Facebook, ma non, cioè non posso metterle io senza permessi, senza cose. E niente, per il momento questo è tutto. Vi saluto, un bacione e alla prossima. Ciao ciao!